Ciao. Allora tu, Negrini, ti mettila. Tu, Mannoni, sullo sgabello. E tu, Batilana. Lì, lì. Allora, amici e compagni, la riunione è aperta. Tu, Battilana, riferisci perché Negrini è tornato solo ieri da Londra. Questa volta ci hanno fottuto quasi. Lo dici anche tu, vero Giulio? La spedizione a San Lapo è fallita, il sud deve diventare il nostro nuovo obiettivo. I contadini del sud tornano ad essere ancora oggi la vera polveriera d'Italia, vero Giulio? Sì, bisogna scegliere il luogo, il Matese, le Puglie, su. Sto già organizzando il piano. Reclutamento guidano di una trentina di volontari. Finanziamento del piano. Armamento. Ladro? Parole d'ordine le stesse, terra ai contadini. Ladro? Autogoverno a livello municipale. Ladro? Ma ladro chi? Il governo, eh? Ladro lui? Giulio? Luciano, smettila. Ma ti rendi conto? No, lascialo dire, preferisco. No, Giulio. Devi parlare tu? Con che soldi stai finanziando il tuo nuovo piano? Con i tuoi. E ti ringraziamo. Non puoi ringraziarmi per quello che non ti ho dato? Ma come, Luciano? Abbiamo scontato le cambiali che hai firmato. No. Non io le ho firmate, ma lui, Giulio, le ha firmate a nome mio. Eri l'unico che avesse ancora delle proprietà. Batilana, mi sbaglio? No, noi ci siamo disfatti ormai da vari anni di tutto quello che avevamo. E lui, Giulio, in particolare, ne aveva delle proprietà. Ma non erano soldi miei. Erano anche di mio fratello. Per me non importa, ma lui non c'entra. E ha figli lui. Per questo ho firmato io per te. Da solo non ce l'avresti mai fatta, Negrini. No, no, Giulio, no. Tu sei un? So quello che sono. Per me, figurati, il vero politico è fratello del delinquente e del pazzo. Caro il mio Negrini. Negrini, ecco. È l'unico che chiama i compagni per cognome. Tiene le distanze, lui. A chi, Giulio? A chi hai mai aperto il tuo cuore? Chi hai mai accolto nella tua vita? Tu parli sempre del prossimo, ma hai una grande considerazione di te stesso. Ma si lavora sempre per se stessi quando si lavora per gli altri. Ma certo, io voglio un mondo di viveri perché ciascuno possa essere se stesso fino in fondo. Ma ti nada, parla un po' anche tu! Ma faccio fatica a seguirti. Sei sempre esagerato. Ma sto con te, lo sai. Non mi ci far entrare, sono stanco. Ma certo, Giulio, tu coltivi la devozione degli altri per servirtene. Ora hai disposto dei miei affetti familiari senza pensarci neanche due volte. Se tu avessi dei figli capiresti. Non mi capiterà mai. Mettere su famiglia, avere una donna, dei figli. Tutto ciò è normalità, abitudine, pacificazione. È l'equilibrio che partorisce i mostri. Ma tu, Giulio, che ne sai della famiglia? Che ne sai delle donne? Io l'ho scoperto una volta con una di quelle, ma non era una donna di proporzioni normali, era enorme, una donna cannone, Giulio? Scherza. Sono nostre figlie, le prostitute che muoiono tisiche negli Fisiche. ospedali.
nuziate si son vendute per una cena, per un greppia. Mm-hmm.